Anche quest'anno la comunità di Sant'Egidio di Ostia ha voluto ricordare Modesta Valenti. Noi oggi conserviamo una memoria importante per la comunità di Sant'Egidio, che è quella di Modesta Valenti, una senza dimora che viveva alla stazione Termini, che nel 1983 si sentì male. Qualcuno chiamò un'ambulanza, ma l'ambulanza si rifiutò di prenderla a bordo perché dicevano che era sporca. Questo fatto ci colpì molto e decidemmo di... ci colpì l'indifferenza di una città che non era attenta a chi viveva per strada, a chi vive alle intemperie, esposto anche a tutto. E allora decidemmo di cominciare il nostro servizio per portare da mangiare a chi vive per strada, che poi è cresciuto in tutta la città, un servizio che prevede appunto la cena itinerante, portare da mangiare a chi vive, ma anche trovare soluzioni per chi sta per strada, come trovare dei co-housing, provare a formare dei co-housing per strappare tante persone, tanti uomini e donne alla violenza della strada. Nella chiesa Stella Maris, presso la ex colonia Vittorio Emanuele, Don Riccardo Mensuali ha officiato una santa messa, alla quale sono intervenuti fedeli e senza tetto. Ed al termine della celebrazione è stato organizzato, come tradizione, un pranzo conviviale. Analoga funzione si è svolta presso la sede della comunità di Sant'Egidio in via Baffico. Agli intervenuti è stata consegnata un'immagine con l'icona del Buon Samaritano, mentre nel corso della Santa Messa sono stati ricordati, anche con l'accensione di una candela, i nomi di alcuni senza tetto scomparsi. Rosina, Roberto, Casimiro, Christopher. Una giornata per non dimenticare, ma soprattutto per ricordare l'impegno che la comunità di Sant'Egidio mette ogni giorno al servizio degli ultimi. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbini.